Buongiorno a tutti, siamo, no, mi sto riprendendo io, siamo al ristorante cinese a Piazza Vittorio. Oh, devo guardare qua, mi viene da guardare di là. Lei guarda là. Mi devo abituare a guardare qua, perché se guardo qua, bene, devo capire un po'. Comunque siamo, oggi è il 10 di luglio del 2023, corrente... Santa Lucia. Sempre Santa Lucia. Corrente anno, in un ristorante cinese nuovo. Il menù è molto complicato. Gnocchi di riso a questo nuovo ristorante cinese dove non ti portano le posate, non ti portano niente. Si mangia con le mani, ce lo vede il cuoco a mangiare con le mani. Fortunatamente portato da casa. Io generalmente molto sempre la porto. Mangi e faccia silenzio, com'è? Buon appetito. Riso cantonese. Funghi e bambù, beccato con sorcio in bocca, zuppa, un litro di zuppa agro piccante bollente. Alla fantocca. Attenzione a non toccare i piatti perché sono roventi. E buon appetito. La domanda è d'obbligo, guardate che casino che ha fatto. E la domanda è tutto lei. La domanda è, pulirà? 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 Ma non posso pulirci, non me lo permetto. Con tutta la buona volontà, non me lo permetto. Ancora? Invece, scusa. Allora, ci siamo visti a pranzo ed erano... Che ore erano? Non so, 1:30. Prima, un po' prima, 1:30. Adesso sono le... 5? No, 4:30. Io non lo sopporto più, ragazzi. Ma perché gli uomini sono così pesanti in tutte le loro forme? Da stamattina che rompo. Sono su a Capaceccio, da stamattina. Io sono una piuma, quindi anche se fosse a Cavaceccio lei non sentirebbe nulla sulle spalle. Comunque stiamo... Se permetti ho qualche dubbio. Se permette sarò ucciso prima quando chiudo questo vlog. Allora ci troviamo a Roma, siamo a Roma? Sì, dov'è il Colosseo? Lei dice sempre che siamo a Roma, dov'è il Colosseo? Qua. Però adesso spuntiamo su Piazza della Repubblica, vi faccio vedere che bella che è. E quindi adesso andiamo sempre diritto, no. E poi al semaforo a sinistra andremo a sbucare su Piazza della Repubblica, detta anche Piazza E. Piazza E. Bravo. A me muovi. Ti chiamavano quello che faceva, che sapeva i nomi delle piazze. Mi chiamavano Esetro. Allora, guardate che cosa si compra il cuoco. Le caramelle. Caramelle non ne vuole più. Caramelle fosforescenti. Allora si compra queste cose per giocare. E le mangi, poi tutta la pancia diventa fosforescente. Allora praticamente queste qua sono dei ciottoli. Che collaboratrice, ma i ciottoli sono più fosforescenti del cuoco? Questi stanno assorbendo la luce solare. Poi stasera saranno cosparsi nel giardino e diventano fosforescenti. Si illumina giorno. Si illumina di mezzo. Si vede già che hanno acquisito la fluorescenza, guarda. Sì, ma è, sì, no, è mai un dettaglio. Ti capisci? Di là. Ricordati che quando punti l'indice per giudicare tre dita rimangono piegate verso te stesso. Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma, prima sera. Ertevere te serve da cintura. Piazza della Repubblica. Siamo a Roma, non abbiamo il Colosseo, però abbiamo Piazza della Repubblica. Ciao amici, guardate quanto. Stavo dicendo, guardate quanto azzurro il cielo, Noel, parabrezza. Guardate che bella, questa è una delle piazze più belle di Roma. Spettacolo. E Roma è bella, solo che bella. E qua? Più su, più giù. Ok, ci apprestiamo a tornare a casa, ragazzi. Ci vediamo più tardi, oppure domani, oppure un altro giorno, o forse chi lo sa. Ciao! Ciao ragazzi! Ciao!